Vediamo subito come fare la ricerca avanzata. Nella parte superiore abbiamo tre spazi per inserire i termini di ricerca. Se avessimo bisogno di ulteriori campi, basterebbe cliccare su più. Nella parte inferiore troviamo le search options, che dopo vedremo nel dettaglio. Iniziamo subito a fare una ricerca sull'argomento dell'attaccamento durante le adozioni. Pensiamo alle parole chiavi che potremmo utilizzare. Conviene iniziare cercando in inglese, visto che la maggior parte delle riviste contenute nella banca dati è americana. La traduzione letterale delle parole sarebbe attachment e adoptions. Proviamo a pensare però anche a delle alternative. Oltre ad adozioni, potremmo cercare anche adozione al singolare, in inglese adoption, oppure adottati, adopted, oppure adottivi, adoptive. Usiamo il troncamento o asterisco per cercare in una volta sola tutte le parole con la stessa radice. Scrivendo adopt asterisco, cercheremo quattro parole in una volta sola. Procediamo con la ricerca. Scriviamo nel primo campo attachment e nel secondo adopt asterisco. L'operatore che esce automaticamente è l'and. A noi va bene perché vogliamo che siano presenti contemporaneamente entrambi gli argomenti. Lanciamo la ricerca cliccando su search. Troviamo 19 risultati. Come dicevo prima, potremmo cercare anche in italiano. Prima di fare una nuova ricerca, ricordiamoci di cliccare il bottone verde Clear. Cerchiamo ad esempio attaccamento. Search. Troviamo due risultati, molto pochi perché le riviste italiane indicizzate dalla banca dati sono solo tre.